Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo in un unboxing perché questo è il pacco più grosso di quantità di pezzi e anche di prezzo ordinato a Freemove, che siamo su quasi 1000 euro di oggetti di roba. Infatti è veramente un'esagerazione e spero veramente che vi possa piacere, perché qui c'è un sacco di cose che avete anche richiesto da voi, quindi andiamo a aprirle insieme sperando che sia tutto, perché alcuni pezzi non è colpa di Gioia all'uomo ma arrivano direttamente dalle serie dei negozi. La Rollerblade, Power Slide e basta, le perdiamo quello. Volete un FR? Abbiamo ordinato un patele FR? In realtà questo scatolo ci deve essere, no, sul serio. Ah, in realtà io un patele FR non l'ho ordinato, davvero, ma ti giuro, su Dio. Allora, vediamo qua, qui abbiamo qualcosa dell'FR. Dei, penso, regali di Freemove, spero, non so da vedere. Vabbè, ma direi di fare in un'altra maniera. Allora, apriamo questa scatola dell'FR che non doveva essere. Ok, questa è una scatola abbastanza interessante. Intanto abbiamo cuscinetti per Alessia e Rollerblade. Vediamo di qualità, chi me lo aveva chiesto. Come vedete, tanti mi dicono: dobbiamo fare un video su come si puliscono i cuscinetti. Però ragazzi, io in realtà non sono molto favorevole al pulire i cuscinetti, perché cioè a un prezzo veramente valido troviamo cuscinetti di alta qualità e non sono molto convinto sul fatto che convenga pulire e ammattire per pulirli. Ok, questo in questo sacchetto qua, vediamo chi conosce cos'è. È una modifica per gli FR1. Ok, come vedete questo è il famoso scarpetta che andrà sotto gli FR1 nuova. Devo dire che mi l'aspettavo di qualità migliore. Che dice Alessia? Proprio a livello di... non so nemmeno che sia sensibilità. Ah no, però c'è anche un altro pezzo dentro, vediamo. Ah ok, c'è anche un rinforzo ulteriore, forse da cambiare, di una durezza di un colore diverso. Questa è una cosa figa, però ovviamente si può cambiare questa parte qua e farla color giallo. Potrebbe essere più tamarro come cosa, lo vedremo più avanti poi nella prova. Poi abbiamo dei bellissimi gadget dell'FR, non brutti. Poi abbiamo ruota 90 mm, sì, non so perché sono anche adesso è un po' sorpresa, ruota 90 mm, accoppiate in maniera casuale, quindi credo siano un regalo di Gianluca, spero, dovrei controllare. Qua dentro non ho idea di cosa c'è, è un Kinze, ah, quindi il Kinze è uno che fa modifiche sui patti Power Slide. E abbiamo infatti una modifica, ovvero un telaio per 110, non l'avevo chiesto. Ok, non era il telaio che mi stavo aspettando, onestamente. Comunque questo non è il telaio che stavo aspettando, quindi non so, magari è un regalo, spero, perché se no mi uccido. Comunque questo è un telaio particolare, si monta sugli SX in questo caso qua, ma non era veramente questo, non lo stavo aspettando. Conoscendoci dopo potrebbe aver fatto anche la linea, quindi mancare il telaio che stavo aspettando. Quindi messi questi qua, ok. Questo me l'avete visto nelle news sul mondo del pattinaggio, è il telaio che dovrebbe andare a competere con l'Endless della Power Slide, quindi è la versione che potete vedere con 4 ruote da 80 o con 3 ruote da 100. Questa è veramente molto particolare perché è in grado di avere più assetti e dovrebbe essere lo stesso telaio nella stessa variante però della Power Slide. È anche molto economico, questo telaio costa neanche 90 euro, quindi veramente ha un buon mercato.
l'ultima scatola, quindi in realtà mi manca un pezzo, mi manca un pezzo di rollerblade. E abbiamo dei next, ok, veramente strafighi, modello da donna, modello per Alessia, li proverà, poi monterà anche tra gli altri ruote triti perché è veramente curioso, e Alessia ci dirà anche se il sistema a triti sulle quattro ruote è funzionale o se è un po' una baccata. Ragazzi, avete visto, questa unboxing è stata un po' particolare perché non mi aspettavo questo telaio qui, ma lo sfrutteremo per sotto gli SX. Mi aspettavo un altro, la chiamerò giù e sentirò come mai, ma ci sta che sia anche un altro ordine, perché aspettavo anche ruote da 100 ma non mi sono arrivate, quindi vedremo di fare con questo. Questo telaio qua l'ho scelto in una forma non particolare per me, perché avrei scelto più piccolino, però almeno proveremo a usare un telaio un po' più da distanza e a vedere se si riesce a fare un po' di cose da free skate. Non so dove montarlo, fatemi sapere voi su quale pattio lo vorreste vedere. Io credo che lo monterò sull'Imperial, perché voglio un po' usare quel pattio, che comunque se no sta lì morendo prima di rivenderlo. Detto questo, il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Io vado a montare queste scarpette a vedere le differenze sotto gli FR1. Ciao ragazzi!